Ciao a tutti amici di ADJ, siamo in compagnia oggi dell'Easy Tab da 8 pollici e ne vedremo una breve recensione. Prima di partire con la recensione, vediamo cosa troviamo all'interno della nostra scatola, ovvero un cavo micro USB per collegare il dispositivo ad un computer. Abbiamo il cavo OTG con uscita USB, ovvero colleghiamo il cavetto al nostro dispositivo e possiamo attaccare una o collegare una chiavetta USB al nostro device. Per quanto riguarda invece le caratteristiche, abbiamo un display da 8 pollici con risoluzione di 800x600 pixel, una fotocamera frontale da 1.3 megapixel, abbiamo una RAM da 512 MB con un processore single core da 1.2 GHz e troviamo 4 GB di memoria interna. Il display è sicuramente molto performante, troviamo le solite caratteristiche, ovvero slot per inserimento di SD, slot per collegare il nostro alimentatore, slot per inserimento di cuffie con jack da 3,5 mm e slot per micro USB. Inoltre abbiamo ovviamente la possibilità di accendere o spegnere il dispositivo o accendere e spegnere il display del nostro device, quindi molto molto interessante. Ovviamente abbiamo già visto queste caratteristiche su altri dispositivi. Torniamo al nostro dispositivo, abbiamo come sistema operativo Android nella versione 4.0.4, andiamo a vedere all'interno del nostro device, andiamo su info dispositivo, andiamo a vedere il sistema operativo 4.0.4. Le caratteristiche sono ormai quelle che conosciamo, che non stiamo qui ad elencare perché ormai gli esperti, anche i meno esperti del mondo Android, sanno più o meno le versioni, quali caratteristiche portano. Dal punto di vista della navigazione, abbiamo trovato una navigazione molto fluida, il dispositivo si comporta piuttosto bene, abbiamo ovviamente la nostra interfaccia OK Google, la nostra home page. Proviamo ad andare sul nostro sito per vedere come si comporta il dispositivo. Proviamo appunto a fare una ricerca per vedere anche come si comporta il dispositivo anche dal punto di vista della velocità. Andiamo sul nostro sito. Come potete vedere, il caricamento è molto veloce e il device si comporta piuttosto bene. Ovviamente questo dipenderà anche dalla linea che andremo ad utilizzare, poiché maggiore sarà la velocità della linea, maggiore sarà la velocità del caricamento. Andiamo ovviamente nella nostra pagina per trovare il tablet in questione, così possiamo anche vedere come viene effettuato il caricamento. Siamo nella parte Office Series, andiamo nella parte Pro Series, così troveremo il tablet. Stiamo navigando nelle varie pagine, più che altro per farvi vedere come avviene il caricamento e anche come avviene il pitch to zoom, che in questo caso è molto ma molto fluido. Proviamo quindi ad andare, come abbiamo detto in precedenza, nella parte tablet, pitch to zoom, premiamo su tablet, entriamo nella categoria tablet dove troviamo poi i nostri dispositivi, in questo caso il device da 8 pollici. Come potete vedere, il caricamento funziona piuttosto bene e il device non ha alcun tipo di problema. Dal punto di vista della navigazione è sicuramente molto ottimale, ben ottimizzata. Andiamo invece adesso a vedere la parte multimediale per capire come si comporta il device. Andremo quindi su YouTube ad ascoltare un brano per capire come riproduce un video e come riproduce anche un brano musicale. L'app non è già stata scaricata in precedenza, quindi andremo nel Play Store a scaricare l'app YouTube per mostrarvi come si comporta il dispositivo. Come abbiamo detto in precedenza, abbiamo la possibilità di scaricare le app dal nostro Play Store, quindi senza alcun tipo di problema. Installiamo l'app e vediamo. Poi andremo a riprodurre il nostro brano. Come potete vedere, stiamo effettuando il download, stiamo anche effettuando questi passi per mostrarvi nel dettaglio come si comporta il dispositivo anche nell'uso quotidiano, quindi anche con semplici operazioni che però si dimostrano molto ben ottimizzate senza alcun tipo di problema. L'app sta per essere installata.
Una volta che sarà stata installata, andremo poi a riprodurre un brano. In questo caso attendiamo l'installazione, quindi completamento dell'installazione, installazione completata. E andiamo ad aprire la nostra app. Torniamo nel menu, abbiamo l'applicazione e possiamo aprire e poi cercare tutti i brani che più preferiamo. Andiamo ora quindi a riprodurre un brano anche per mostrarvi come si comporta. Teniamo il caricamento, questa è la prima volta che è stata avviata, quindi ci verrà offerto qualche dettaglio per capire come si usa l'app. Torniamo all'interno premendo ok e andiamo a riprodurre quindi il nostro brano. Ecco qua, così vedremo anche come si comporta. Ricordiamo che non si tratta di un display HD, quindi i brani con tale risoluzione non verranno riprodotti, quindi possiamo anche togliere la spunta HD poiché non è necessaria. Ecco Come avrete potuto notare, l'altoparlante è posto nella parte posteriore, quindi quando andremo ad appoggiare il nostro dispositivo su un piano andrà ad ostacolare l'altoparlante. Ovviamente tenendo il dispositivo leggermente alzato, l'audio verrà riprodotto senza alcun tipo di problema e con una qualità davvero altissima. Per quanto riguarda Google Play, ovviamente vi abbiamo fatto vedere come scaricare un'applicazione, come si installa. Il dispositivo si comporta piuttosto bene ed è sicuramente molto fluido navigare all'interno del menu. È sicuramente un ottimo device con display, come abbiamo detto in precedenza, da 8 pollici. Con questo è tutto da DJ in compagnia dell'EasyTab da 8 pollici. Alla prossima con nuove recensioni.